Quando la celebrità di Instagram Eudoxie Yao si innamorò di un uomo nero disabile e di bassa statura, tutti risero e derisero la sua scelta. Dopotutto avrebbe potuto avere chiunque volesse. Tuttavia, anni dopo, si pentirono delle loro parole. La vita è difficile quando le persone ti giudicano in base a cose che sono completamente fuori dal tuo controllo. Ma per un giovane di nome Musa Sandiana Kaba, la vita era ancora più difficile. Musa Sandiana Kaba è nato in Guinea e fin dal momento in cui è uscito dalla madre, le persone hanno iniziato a giudicarlo. Vedete, lui soffriva di una sfortunata condizione nota come progeria. Si tratta di una condizione genetica estremamente rara che fa sembrare la persona invecchiata molto più rapidamente rispetto alle altre. Queste persone hanno l'aspetto di anziani, anche se possono essere solo adolescenti. Di conseguenza, la loro aspettativa di vita è molto ridotta. Ma la giovinezza di Musa non era l'unica cosa che la sua malattia avrebbe influenzato. Sarebbe anche stato molto più basso rispetto alle persone della sua età. La condizione causa una crescita ossea e muscolare estremamente lenta e molto più debole del normale. Quindi, dal punto di vista della statura, le persone con la progeria sembrano quasi dei bambini. Sicuramente è una terribile condizione da avere. Fortunatamente la progeria è così rara che solo un bambino su 4 milioni di neonati ne ha affetto. Fortunatamente però Musa non si è mai lasciato abbattere dalla sua condizione. Man mano che cresceva ha iniziato a perseguire le sue passioni nella recitazione, nell'intrattenimento e soprattutto nel canto. Certo, lungo il cammino c'erano molte sfide, ma è testimonianza della sua forza di carattere che abbia superato tutto e cercato di realizzare qualcosa nella sua vita, nonostante la lotta con la sua sfortunata condizione. Alla fine è diventato un rapper e ha cambiato il suo nome in Grand P. Ma le cose hanno preso una svolta insolita ed entusiasmante quando è stato annunciato che Grand P era in una relazione con l'influencer ivoriana Eudoxie Yao. Lei è una modella di Instagram, ma anche CEO di Best Cosmetics, uno dei brand di bellezza più popolari in Costa d'Avorio. Ha il volto e la mente giusti per promuovere cosmetici, ma ha anche un corpo impressionante che la rende una delle modelle curvy più versatili del settore. Fin dall'inizio le persone sono state crudeli nei confronti della loro decisione di stare insieme. Erano una coppia insolita, questo è certo. Grand P era molto piccolo e aveva l'aspetto di un anziano, nonostante fosse solo ventenne, mentre Eudoxie era una donna più grande che dominava il suo compagno e sembrava quasi una madre quando camminavano insieme. Nonostante ciò, hanno cercato di ignorare le parole offensive che la gente diceva su di loro e hanno sviluppato la loro relazione insieme. E a sorpresa di tutti, i due sono rimasti insieme, sembrando sbocciare come la coppia perfetta. In effetti le cose stavano andando così bene che poco dopo Eudoxie ha annunciato su Instagram che i due si erano fidanzati. Ciò ha generato un mix di elogi, felicità e congratulazioni, ma anche di abusi e derisione. Naturalmente, quando si è in una relazione così affettuosa e intima, si vivono insieme momenti divertenti e intimi di ogni tipo. Tuttavia, la condizione di Grand P lo rendeva più delicato rispetto ad una persona media della sua età. E durante un momento intimo e divertente con la sua futura moglie, si è lussato l'anca ed è stato ricoverato in ospedale. Tuttavia, è stato solo un piccolo contrattempo in una relazione altrimenti straordinaria. La coppia condivideva tutto sui social media. Era una parte enorme delle loro vite e forniva un modo rapido e facile per interagire con il pubblico e i fan. Pubblicavano fotografie e video delle loro uscite insieme o anche solo delle loro giornate accoglienti a casa. I fan venivano informati quando Grand P si stava esibendo o stava registrando e attraverso questi social si poteva sempre sapere dove Eudoxie si trovava per le persone che volevano incontrarla e scattare foto con lei. Era un modo molto comodo di fare le cose. Tuttavia, per quanto i social media siano fantastici e utili, sono anche una spada a doppio taglio. Se mettete la vostra vita là fuori, condividendola con tutti, così facendo invitate anche gli hater a esprimere i loro pensieri. Grand P riceveva spesso molti commenti sul suo aspetto e lo deridevano e lo facevano sentire senza valore. Allo stesso modo, Eudoxie riceveva odio riguardo alla sua taglia, con persone che la chiamavano grassa e la offendevano con nomi dolorosi. Era una cosa difficile da affrontare per entrambi, ma si sostenevano reciprocamente. Ma insieme a questa relazione, Grand P stava anche gestendo la sua carriera,
che stava diventando sempre più solida. La sua musica era amata dalla gente della Guinea, e anche se molti di loro inizialmente avevano attirato l'attenzione su di lui a causa della sua condizione e della novità di una persona che fa rap, hanno scoperto che la sua musica era di alta qualità, ma con una popolarità così rapida e stratosferica, arrivano molti degli inganni della fama: droga, denaro e, naturalmente, donne. Una sera, Grand P finì per tradire la sua fidanzata con un'altra donna. Un momento di passione e follia, ma accadde, e presto lo confessò a Eudoxy, prima che lei, inevitabilmente, venisse a saperlo da qualcun altro. Ciò causò un'enorme frattura nella loro relazione, e si separarono. Comprensibilmente si sentiva tradita e come se fosse stata presa in giro. Fortunatamente l'amore è una cosa difficile da superare, e Grand P ed Eudoxy hanno ritrovato la loro strada insieme. Hanno rimarginato la frattura nella loro relazione e si sono riconciliati, annunciando nuovamente che il loro fidanzamento era di nuovo in piedi. Naturalmente le persone hanno iniziato a scrivere molti commenti negativi online, prendendo in giro il loro aspetto, minimizzando la loro relazione e cercando di creare divisioni tra i due amanti. Sembra che la gente non fosse contenta di lasciare semplicemente che questi due fossero felici. Il giorno del matrimonio non è stato ancora annunciato, ma Eudoxy ha condiviso foto di se stessa indossando un abito da sposa sui suoi profili social. Ha dichiarato di non essere ancora sposata e che l'abito era solo per un servizio fotografico, ma le persone non potevano fare a meno di chiedersi se fosse solo un modo per sondare il terreno e chiedere ai suoi fan un parere sull'abito. Anche se probabilmente si aspettava elogi e congratulazioni, molte persone hanno scritto commenti taglienti e duri, non solo sulla relazione e sulla condizione di progeria di Grand P, ma anche sul peso di Eudoxy e su come appariva in quell'abito. Le persone l'hanno derisa e ancora una volta hanno riso dell'uomo con cui era fidanzata. All'improvviso Grand P scomparve. Molte persone cominciarono a notare che Eudoxy condivideva foto e video senza di lui, il che sollevava la domanda: dov'è il suo fidanzato? Le persone cercavano indizi nei post online, cercando qualsiasi piccolo segno su dove potesse trovarsi, ma non c'era nulla. Era come se fosse sparito nel nulla. Nessuna apparizione sui social media, nessuna nuova musica in registrazione, nessuna performance dal vivo, assolutamente nulla. Le persone hanno iniziato a speculare che Grand P ed Eudoxy si fossero separati e avessero preso strade diverse dopo qualche tipo di litigio o disaccordo. Di recente è apparso su internet un video che li mostrava litigare su una spiaggia, facendo sorgere domande sullo stato della loro relazione. Altri hanno persino avanzato l'ipotesi che Grand P avesse ceduto alla sua condizione e fosse tristemente deceduto senza clamore né altro. Tutto ciò che era chiaro era che nulla era chiaro. Nessuno aveva una visione reale di ciò che stava accadendo, e anche Eudoxy non ha fornito risposte quando le è stato chiesto direttamente dove si trovasse Grand P, ignorando semplicemente le domande sui social media. Ma un giorno, senza preavviso, Grand P è riapparso in diversi post sui social media insieme ad Eudoxy. Si è scoperto che i due innamorati non solo non si erano separati, ma erano più felici che mai. Grand P aveva preso una pausa dai social media per far passare commenti crudeli e dolorosi. E fortunatamente aveva fatto bene, poiché il suo ritorno ha suscitato a malapena critiche negative. Le persone che avevano deriso Eudoxy quando aveva scelto di perdonarlo e andare avanti con il matrimonio si sono pentite dei loro commenti duri, e i due innamorati stanno finalmente godendo un po' di pace lontano da loro. Chissà, forse si sposeranno alla fine di quest'anno? Ora tocca a voi. Avreste giudicato Grand P per la sua apparenza? Ditecelo nei commenti.